Salve a tutti ragazzi e bentornati su Bioshock, il nostro 21esimo episodio. Ora, l'altra volta abbiamo visto finire l'episodio con la storia del falso pastore, no? Quando sono arrivati i lupi lui non c'era, così ha detto la nostra Elizabeth. Quindi non so veramente, qui vedete è tutto così inquietante in questa zona. Ma ripartiamo alla grande con questo nuovo episodio. Ecco, qui abbiamo un kinetoscopio, andiamo a guardarci dentro. Quello c'è morto cadendo da lì, abbiamo capito. Però hanno recuperato il filmato, dai. Allora, siamo sempre senza colpi dalla nostra carabina, eh. Quindi, io quasi quasi cambierei il fungo del diavolo e mi andrei a mettere il cavallo pazzo, con cui mi trovo bene, il cavallo pazzo. Allora. Lì c'è un equipaggiamento, eh. Innanzitutto vediamo dove dobbiamo andare, di qua. Ok, quindi andiamo a prenderci l'equip. Vediamo cos'è, un cappello. Il danno è aumentato ogni uccisione fino a 5, si azzera 10 secondi, non mi sembra assolutamente questo granché, quindi teniamo ciò che abbiamo. Allora, vedete poi in questa parte dove siamo da soli senza la nostra Betty, o almeno Elizabeth, ecco, sono andato, abbiamo trovato i proiettili per la carabina, dai, solo 3. Continuiamo ad usare il nostro carissimo cannone portatile. Poi abbiamo altri proiettili della carabina, questa è una buonissima notizia, ragazzi. Pochi, sono sempre troppo pochi i proiettili che abbiamo per la carabina, ma qui siamo alle spalle di dove siamo venuti prima. Constock House, che poi la casa di Constock era veramente gigantesca, è quello che vediamo. Quindi, qua Grimaldelli, questo mi fa capire che troveremo ancora Elizabeth se ci dà dei Grimaldelli. Boxafone, sempre di Elizabeth, ragazzi. Con il passare dei giorni, credo sempre meno in Dio. E sempre più nei Lutes. Il mio potere avvizzisce. E i rimorsi fioriscono. È tutto perché mio padre mi ha deluso. Quando ho capito a che punto fossi, era troppo tardi per fermarmi. Ma c'è ancora una possibilità di redenzione. Per entrambi. Ufficio del guardiano. Una possibilità di redenzione per entrambi. Ecco l'interruttore. Un voxafone, ragazzi, sempre di Elizabeth. Ciò che ho fatto non può essere cancellato. Non posso fermare ciò che ho avviato. Ma forse posso impedire che inizi del tutto. Lui era la mia prima speranza. Ora è la mia ultima. Sta parlando di noi? Proviamo a tirare il cancello di sicurezza. Ora potrò andare di sotto e raggiungere Elizabeth. No. Ragazzi, questo mi ha fatto paura, sono sincero. È stato un jumpscare veramente bello questo qua. Ok,
munizioni carabina. Perfetto, ragazzi, sono quelli che ci servono. Dobbiamo andare di là, immagino. Il nostro obiettivo è sempre salvare Elizabeth. Ci fa scendere. Ci farà scendere dove si è aperta quella porta famosa. Dove noi abbiamo dove noi dormiamo. Where we sleep. Ok. Stiamo proprio tornando indietro, ragazzi. Si è aperto uno shortcut, ma non è quello che intendevamo noi. Però stiamo girando in cerchio, eh. Ancora a sedia. Girando in cerchio. Se io provo ad uscire da qui, probabilmente avrò sbagliato qualcosa prima. Ho seguito sempre. Ah, l'ascensore. Forse non avevamo visto l'ascensore, per questo ho girato in cerchio. Con il casco in testa, che sia Elizabeth. Cosa? Uno squarcio. Cosa? Perché chiedi cosa? Quando la domanda è quando? Vive, visse, vivrà. Muore, morì, morirà. Eccola là. Sarà veramente Elizabeth. Vedi, Tucker.
Sono i pazzi a gestire il manicomio. Non mi ascoltano nemmeno più. Non posso fare altro che guardare mentre ciò che ho innescato raggiunge lo stadio terminale. Ho usato tutto quello che avevo per portarti qui. Elizabeth, non capisco. Ti ho sentita urlare, stavo venendo a salvarti. Siamo... Ecco, prendi la mia mano. Invecchiata. Il seme del profeta siederà sul trono e ricoprirà di fiamme le montagne dell'uomo. Puoi dire quello che vuoi di Comstock, ma era un indovino coi fiocchi. Non è stata la tortura a piegarmi, e nemmeno l'indottrinamento. È stato il tempo. Il tempo fa marcire tutto, Booker. Anche la speranza. Stavo venendo. Songbird. Ti ferma sempre. Sì, ma avrei trovato un modo. No. È troppo tardi per me. Ti ho portato qui per il tuo bene. Il tuo e il suo. Ecco. Che cos'è questo? È per lei. Saprà come fare a leggerlo. Che cosa dice? Sono consigli. Consigli su cosa? Su come non diventare me. Ok, ci ha rispedito in un'altra realtà lei. Sono tornato. 1912. Prima che lei. C'è ancora tempo. Elizabeth! Stock! Cosa le stai facendo? Lasciala stare! DeWitt, come definire il tuo intervento? Troppo poco e troppo tardi. Ok, dobbiamo capire... Dove trovo là dentro? Forse se spegnessi quelle macchine dal piano di sopra. Le macchine. Ok. Non possiamo darle qualcosa per calmarla. Il profeta dice che il dolore è metà del processo. Vai. Il corpo urla, lo spirito ascolta. Senti quelle urla di Winter? Quello è il suono della tua interferenza. Hai condotto alla tentazione mia figlia. Lei non è tua figlia! Forse non ora. Ma credi di quando ti dico che lo sarà. Guardate qua. Dobbiamo tornarci con Elizabeth qui. E anche qui. Di qua. Ma
gli hanno messo difese da entrambi i lati in cui saremmo arrivati. Ma proseguiamo. Allora, dobbiamo spegnere le macchine. Ragazzi, per il momento sta continuando a piacermi Bioshock. Quindi Infinite, non lo so, stai fermo e non ti succederà niente. E stai fermo. Se non la sediamo e lui spegne anche l'altro, non la sediamo. Ok. Vai. Scusami, Betty, se ci sto mettendo. Vai. Perché la morte... colpi veramente contati, eh. Fermo anche te. Abbiamo uno dei tonici. E probabilmente ci arriviamo da qua. Arrivo subito! Ok, andiamo da Elizabeth. Liberarla, Elizabeth. È tutto terribilmente quasi buio. Ecco da qui. Ci penso io. È tutto ok. Ok, ora sistemo tutto. Si conta. Allora basta. Ecco. Dammi una mano qui. Che l'avessi tu. Che cos'è? Leggilo e basta. Il tuo sogno su New York sia vera. E sono io che ci ha dato un modo per superare Songbird. Troveremo un dirigibile e ce ne andremo. Parigi, Elizabeth, ricorda, volevi andare a... ce ne andremo. Dobbiamo trovare Comstock. Perché? Hai visto in cosa mi trasforma? Non glielo permetterò. E allora che fai? Vuoi ammazzarlo? Ora vuoi farmi la predica, Booker? Dimentichi che ti conosco. Non lascerò che tu lo uccida. Davvero, Booker? E cosa intendi fare per fermarlo? Niente di niente. Perché lo ammazzerò io. Ecco, istituzione superiore, ragazzi, abbiamo fatto il nostro trofeo, probabilmente sarà il trofeo di essere arrivati a questo punto del gioco. Ora troviamo il profeta. Il dirigibile di Comstock è fuori. End of the Prophet, lo chiama.
Come fai a saperlo? Sono qui da un po'. Da quanto? Abbastanza. Spero che Comstock abbia ottenuto ciò che vuole da me, perché non ha molto tempo per usarlo. È chiusa. Sicuro? Ok, abbiamo ripreso Elizabeth finalmente, ragazzi. Ed eccoci qua, pronti per il trofeo dell'infusione. Vai, salute. Perfetto. E qua il trofeo tarda ad arrivare, ma speriamo che arrivi. La procedura dovrebbe essere di immenso aiuto coi problemi che abbiamo avuto con la ragazza. Una volta innestato il dispositivo, qualsiasi tentativo di alterare lo stato delle cose scatenerà una dolorosa scarica elettrica. Pavlov fece salivare un cane. Noi la faremo piangere. Ok, avanziamo di qua. Push. Abbandona la zona, ragazzi, e proseguiamo. Quindi l'Elizabeth anziana ci ha mandato. Eccetto questo simbolo. È una gabbia. Ti ha detto nulla a riguardo? No. Come dicevamo, ragazzi, la mano del profeta. Come dicevamo, la stessa Elizabeth ci ha mandato indietro nel tempo, a quanto pare. Quella che era anziana e aveva visto la distruzione di New York in fiamme come l'avevamo vista noi. Abbastanza critico come mi era stato detto, ma è finale. Come proseguiamo? Cosa preferisce essere? Letale o morto? Il martello. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Cerchiamo un'arma che stiamo ancora usando, quindi la carabina. Forse non c'è più niente per la carabina, eh. L'arma raffica, dovremmo fare il trofeo anche dell'arma raffica, ma dubito che... No, direi che è tutto inutile ora, quindi potremmo potenziare un tonico. Guarda, dei grimaldelli. La carabina è potenziata al massimo. Okay, grazie, Betty. Un tonico, guarda, più che un tonico, scusate, un Vigo, come li chiamano qui. L'ammiraglia di Comstock. Dobbiamo riuscire a salire a bordo. Resta qui, ci penso io. O lo facciamo insieme o lo faccio da sola. Comunque sia, ho bisogno di sapere che è stato fatto. Oh, DeWitt, ti affanni contro la profezia come una pietra lanciata da una fionda. Che entusiasmo nel lancio, che apice mozzafiato e che terrificante discesa mentre la gravità ti trascina verso l'inevitabile. Maledetto Comstock. Dai un'occhiata a questa serratura. Sembra abbastanza facile. Fatto. Vediamo qua. Cos'è questo suono? Oh, guarda, al riparo! Saranno colpi a vuoto. Non sono a vuoto. Sono... Vai. Guardati intorno, Elizabeth. Grande. Ho creato tutto questo per te. Grazie, Betty. Sei la mia erede, sangue del mio sangue. Cosa ha fatto DeWitt per te? Per lui non sei che un mezzo per raggiungere uno scopo. Vai! Presto! Ecco qua! La mia mira è buona!
laggiù, quello là! Sicuro? Avanti! Ecco qua! Vai, questo è questo. Grazie Betty. Fatti un volo giù, va. Appena trovo. Questa nave deve ritornare al Land of the Frost. Aspettando l'ordine per procedere. Ho delle munizioni! Ok, dovrebbero essere andati tutti. Direi di sì, ragazzi. Direi anche che siamo quasi al nostro tempo limite di registrazione, come per ogni episodio. Quindi le cose belle finiscono sempre quando si gioca bene insieme, ci divertiamo insieme. Quindi detto questo, ragazzi, se vi è piaciuto questo episodio, io vi chiedo di piazzarmi il solito like, oppure vi chiedo di iscrivervi al canale, a questo mio canale appunto, per sapere come avanzerà appunto BioShock Infinite. E detto questo, ragazzi, a breve torniamo anche sul secondo canale con Bloodborne e altre run di altri videogiochi portati in modo un po' più disastroso, come sto facendo per Detroit, e a breve anche per Life is Strange. Quindi vi aspetto anche sul canale Elysium, che gestisco con Cristian e Graziano. A breve torniamo operativi anche lì, adesso che siamo a casa dal lavoro e dobbiamo ingannare il tempo della giornata. Detto questo, ciao ciao a tutti, grazie di aver visto il video. Là c'è Elizabeth, che è bella che ce la siamo ripresa, l'abbiamo salvata. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao a tutti!